Buonasera Elena. Buonasera, buonasera ciao e davvero grazie di essere venuta questa sera qui con noi. Mi fa un effetto per dire Elena Sofia Ricci e non sentire un applauso, no? Perché normalmente è una nuova era anche questa. Senti, ma è una bella era, un'era dove ci si parla fra amici. È bello quello che hai detto prima, tanti amici. Io ho visto prima Leo e Alessandro, Walter Veltroni, Gad Lerner, grandi uomini. E posso dire una cosa, rubo subito perché non ho potuto non ascoltare, quindi farmi venire in mente di ricordare un'altra grande donna come è stata Rita Levi Montalcini, che di fronte alla domanda rivolta al papà: ma papà, cosa sono io, ebrea, israelita, cosa sono? E il papà le disse, a lei, ai fratelli, disse: voi siete liberi pensatori. Credo che una frase come questa in questa giornata sia un bel messaggio. Assolutamente sì. Mettere insieme le parole libertà e pensiero è sempre molto bello. È una bella cosa. È uno sforzo, è una fatica, però ne vale la pena. Sì. Elena, senti, parliamo di questa quarantena. Intanto hai più voglia di uscire o hai più paura di uscire? Perché io sento anche di gente che dice: questa fase 2 ho quasi paura di vedere quello che succederà quando perché non abbiamo ancora capito bene le regole, le distanze. Che effetto ti fa? Ma guarda, a me già fa effetto vedere nei film le persone che si abbracciano, si baciano, quasi viene da fare insomma, tipo Palombella Rossa, dice no, non lo baciare, non l'abbracciare, non so se succede anche a voi, no? E quindi è una cosa abbastanza particolare. E io ho paura della resistenza dell'essere umano ad evolvere e quindi mi fa paura, ecco, che si dica si può uscire, improvvisamente c'è un esercito di gente che non si rende conto che comunque siamo in pericolo e quindi dobbiamo ragionare, fare le cose con cautela. Quella, la cosa che mi fa più paura è questa resistenza. Sì. Senti, lo capisco, è anche il momento di trattare le persone da adulte, però, no? Perché non possiamo dare un minimo di fiducia, insomma. No? Sì, ma devo dire che noi italiani per una volta, insomma, a parte qualche caso, insomma, abbiamo dimostrato di essere un paese evoluto. No? Anche molto evoluto e a tratti anche addirittura coeso, una cosa straordinaria. Insomma. Invece nella vita privata, Elena, che idea ti sei fatta? Perché stiamo vivendo una specie di grande fratello, no? Solo che a differenza del grande fratello i concorrenti si conoscono, o almeno credono di conoscersi, perché sono mariti, mogli, figli, costretti a vivere insieme per settimane e settimane. Cosa succederà quando si apriranno le porte? Sarà cambiato tutto. Ma mio marito farà una festa perché io sono sempre fra le scatole adesso. Prima uscivo e invece lui, essendo un compositore, lavora in casa, quindi per lui è cambiato poco. Ma il tasso di litigi aumenta o no? È aumentato o no con la convivenza 24 ore? Ma guarda, no, c'è un po' più di stress, però c'è una simpatica attitudine a far notare all'altro, perché si notano di più, no? Gli spigoli dell'altro, dice: guarda che però tu sei veramente permaloso, no, però guarda che anche tu consideri, no, ma guarda che anche tu fai colà. A me la frase che viene rivolta di più è: sei sempre più uguale a tua madre, che è mancata due anni fa quasi, che era una donna eccezionale, ma una quindi è un complimento, capisci? Lui sta facendo anche un complimento. Non esattamente, assomiglia a mia madre nei suoi aspetti più spigolosi. Cioè, mia mamma era una donna straordinaria, una combattente, una rivoluzionaria, una che è stata la prima donna scenografa del cinema italiano, quindi insomma una bella rivoluzionaria anche lei, appunto, e quindi io ho, come dire, un po' assunto quell'aspetto guerriero che aveva lei e quindi rompo. Senti, ma secondo te, ma voi però sono baruffe fra persone che si amano, invece ti chiedo, secondo te succederà anche in Italia come in Cina, dove il primo effetto della fine della quarantena è stato la gente che correva dagli avvocati per divorziare, un aumento impennata di divorzi? Guarda, una delle mie più care amiche è avvocato matrimonialista di famiglia, penso che avranno parecchio lavoro loro, perché c'è qualcuno che magari durante la quarantena invece è esploso, no? Cioè si possono acuire, cioè chi ha resistito ci sta che sia destinato a rimanere per sempre insieme. Sì, chi ha resistito è la prova del fuoco, chi ha resistito resterà, non si lascerà più. Sì.
Quindi penso che non ci libereremo io e mio marito l'uno dell'altro. Senti, salutiamo Stefano, ma senti, sì. Elena, ti volevo dire un'altra cosa, ma invece parliamo seriamente un attimo. Ci sono purtroppo invece delle donne, specialmente delle donne, che vorrebbero poter uscire, che in questo periodo la quarantena ha impedito loro anche di scappare da delle situazioni drammatiche. Sì, questo è un argomento che mi sta particolarmente a cuore. Perché i femminicidi cuore, sono aumentati. Ma in compenso sono diminuite quasi a zero le denunce, il che vuol dire che il fatto di rimanere chiusi in casa ha impedito in certi ambienti a certe persone di chiedere aiuto. Cosa può fare una donna, una persona in difficoltà in famiglia? Bravo. In questo momento cosa può fare? Non potendo uscire di casa, cosa può fare? Chi può chiamare? Mi piaceva il discorso di prima, gli uomini e le donne, insomma siamo tutti cittadini, però chiaramente le donne in questo caso sono generalmente più colpite. È molto difficile perché per denunciare bisognerebbe poter uscire, poter essere anche per fare una telefonata, bisognerebbe poter essere soli perché il rischio è forte. Ma c'è un numero che vedo che state mostrando che si può fare, antiviolenza, questo è nazionale, e che è l'1522. Questa è una cosa molto importante. Io sono una donna che è stata un po' non ho subito mai violenze o cose di questo genere, però insomma sono stata una ragazzina che ha conosciuto quel fenomeno, certo. L'abuso comunque, quindi questo mi è particolarmente a cuore, quindi io invito le donne nel primo momento utile a farlo, a comporlo quel numero, a farsi aiutare, perché io proprio a loro pensavo in questi giorni. 1522, ecco. Grazie Elena. Sì, sì. Senti, posso dire... No, prego, dimmi. No, vuoi continuare questo argomento? No, io vorrei parlare ancora delle ore con te, ma non ho tempo, purtroppo, ahimè. Però no, ecco, prima sentivo, vedevo le immagini bellissime di Alessandro e Leo sull'Italia, e fatemi ricordare un personaggio bellissimo che è Margherita, del maestro Margherita di Bulgakov. Certo. Ecco, io ho un sogno in questo momento, avere una crema per rendermi una strega, per poter volare sulle città nostre, belle, meravigliose, in questo momento... vuote e libere, dovrebbe... Che bella immagine, un bel sogno. Come Margherita che vola sopra Mosca nel libro di Bulgakov. Esatto, io... Non posso farti volare, però posso farti vedere una donna che ha avuto la capacità di far volare la sua vita, cioè di reagire a un periodo difficile e di cambiarla. Guarda un po'. Tu perché rientri così tardi? Mi sono trovata al lavoro. Ah, lavoro? Che lavoro? Faccio la babysitter per i zii di Nicola. Oh, sempre per quella storia di New York. Tu proprio non riesci a concepire il fatto che io possa avere delle ambizioni, vero? Beh, penso che potresti trovare degli obiettivi un po' più raggiungibili, ecco, quello sì. Ah sì? E quali sarebbero? Cucinare per le prime comunioni? Buonanotte, eh? Giada, ascolta. Io ci sto provando. Questo per me è un nuovo inizio. E anche per voi. Un nuovo inizio con le 300 euro che ti darà Rosa. Non sto parlando solo di questo pranzo, è che questo genere di attività funzionano molto bene. Ma tu credi veramente che questo possa diventare il tuo lavoro? Ma che credi che ti possa chiamare a cucinare oltre a Rosa? Ci vorrebbe un po' più di compassione da parte tua. E qui eri tu, nei panni di Laura, che è la protagonista della nuova fiction di Rai 1, Vivi e lascia vivere, di Pappi Corsicato, che è partita giovedì scorso con dei risultati, vabbè, non diciamolo perché... però una botta proprio, no? Lasciami ringraziare tutto il pubblico che ci ha seguito, veramente grazie. E noi speriamo con questa serie di essere un po' di stimolo a chi in questo momento è veramente in ginocchio, in difficoltà. Tante persone hanno perso il lavoro, tanti sono veramente, cioè l'emergenza sanitaria si sta sommando in maniera tragica a quella economica per tantissimi settori, e come spesso diciamo il nostro è uno di quelli, perché non possiamo lavorare in regime di distanziamento sociale. Pensa ai danzatori, ai musicisti, tutto il teatro dal vivo, il mondo dello spettacolo proprio è chiamato fuori. Le troupe, che noi siamo in tanti, la gente non se lo immagina, non si rende conto, però è importante saperlo. E quindi, e così come nel nostro settore altri sono in difficoltà, e quindi noi ci rivolgiamo un po' a tutte quelle persone che hanno quasi perso la speranza di potersi rialzare, e essere così uno stimolo per anche trasformare il dolore, il momento difficile, in un momento creativo, cioè farsi trovare da qualche parte la forza per reinventarsi, per reinventare il proprio mestiere, o se uno sa fare qualcosa cercare di fare di tutto per metterlo a frutto e poterci pagare
l'affitto, il mutuo, da mangiare per i figli, perché l'emergenza adesso è questa per tanti. Esatto. Grazie, grazie Elena Sofia Ricci. Ti richiameremo grazie presto. A voi. Ciao Elena, grazie, non buona vedo serata. L'ora. Grazie, grazie davvero, ciao. Ciao, ciao davvero. Massimo.